Oh, ma è grandissimo. Cioè, è, è altissimo. Oddio, che brutto. Ma cosa vuole? Ma chi è questa creatura? Cioè, che cosa vuole da me? Qua c'è dell'erba, ragazzi. La scorsa volta, purtroppo, ci eravamo lasciati qua. E giusto per farvi vedere, che eh, purtroppo con l'erba si muore. Io mi salvo il punto di generazione. E guardate, Pem! E sono morto, purtroppo. Quindi dobbiamo stare super attenti a non calpestare l'erba perché è veramente pericolosissimo e comunque l'erba in questo mondo fa nascere anche altre cose. Ragazzi, ed è questo il vero problema adesso, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto giocando molto in questo mondo e praticamente perché? Perché praticamente io sono qui dentro, però ho notato che di notte arrivano gli zombie, no? Quindi ho detto "Dobbiamo assolutamente difendere tutto questo posto creando immediatamente Um, come dire delle mura perché ovviamente non bisogna mai morirci qua soprattutto bisogna preservare il villaggio anche perché io vivo qui dentro quindi iniziamo a mettere delle um, torri cioè non delle torri nel senso proprio delle mura in tutti i sensi qua così e proprio fare tutte delle mura che praticamente circondano cioè pra arrivano fin là praticamente se vedete perché, secondo me, qua non c'è nemmeno bisogno, dal momento che siamo in acqua. Quindi, mh, secondo me va bene così. Ecco, anche a livello di altezza non salirei troppo. Tanto in teoria gli zombie non è che volano. Quindi va bene così. E però non ci sono solo gli zombie, ragazzi. Perché ci sono tutti i mostri. Ma perché io sono sempre stivo ogni video? Dicevamo, praticamente, ci sono altri mostri all'interno di questo mondo. Ne sono sicuro, perché li ho visti anche prima giocando nel mondo, purtroppo. Gli zombie, quindi, sono il problema minore, ragazzi. Oh, Dio mio Che disastri ogni volta Che ci sono qui dentro In questi mondi pazzurdi Ok Però in teoria Così facendo Con queste mura In teoria non potrebbero entrare All'interno di, di questi posti Ecco C'è il villager che è arrabbiato Che dice Ehi ma che cosa stai facendo Sto cercando di difenderti Ovviamente Che cosa pensi che io stia facendo Secondo te sto girando i pollici Secondo te mi sto divertendo eh, A combattere contro tutti questi mostri Beh un pochino in effetti È divertente dai <ride> Però basta adesso. Dobbiamo assolutamente essere molto più difensivi di così, ragazzi. Molto, molto di più. Sto cercando di capire come fare le mura. Perché se... Ma vai dentro, stupido. E comunque un errore con le mura qua equivarebbe praticamente a togliere di nuovo con il piccone tutte le mura così. E non va bene, ovviamente. Bisogna evitare di fare errori. In questo modo... Cerchiamo di stare attenti, ok? E io parlo così perché ho notato... Manca ancora un bel po', quindi questo mi preoccupa. Dai, per favore. Anche perché io, qua, ho, ho, ho come l'impressione che qualcuno stia attendendo che qualcuno arrivi. E quindi, adesso, in teoria, i villager, e soprattutto io con queste mura, dovrei essere super protetto, soprattutto anche per la notte, perché poi la notte è un disastro ogni volta, dal momento che adesso arrivano dei mostri che ci vogliono far fuori. Quindi, eh, però, vedete qua. Questo è un problema perché qua possono cadere e quindi bisogna alzare. E mentre costruiamo, io vi racconto le novità di Erbam. Perché Erbam, peraltro, il nome deriva sempre da Erba ovviamente. Erbam è questa entità che è stata vista da delle persone, ragazzi, che non è proprio normalissima come cosa. Perché è proprio un prato sorridente che però può far uscire degli spuntoni dal terreno di Erba. Però in realtà questi spuntoni non è che sono fili d'erba, no? Sono proprio delle cose fisiche che distruggono ogni cosa che gli passi intorno. E quindi è per questo che noi stiamo anche facendo il muro. Abbiamo tolto prima la terra da lì, perché sennò è, è pericoloso avere dell'erba all'interno della nostra base. Ci mancherebbe altro che poi dopo arrivino gli, eh sì, gli zombie. E poi io magari entro proprio dentro quell'orticello quell lì e distrugga, mi, mi uccida praticamente. Anche perché poi purtroppo. Il nostro letto è lì, no. Però. Però mi è successo molto spesso che fosse in giro. E quindi io sono morto. E, e poi ho perso il villaggio. Quindi. Meglio non rischiare più. No, vabbè, ma questo qua è stupido. Cadi dentro, cadi dentro. Cadi... Ma smettila. da guarda, guarda che stupido. Guarda che stupido. Madonna mia, che stupido. Ma perché. Ma perché fai così? Ma perché fa così? Ma ragazzi, ma è possibile questa cosa? Non va bene. Non va bene. Allora. Adesso. Mangiamo altro cocomero. Andiamo a dormire. Prima che arrivino le creature della notte. Perché non le vogliamo vedere per ora. Almeno fin quando costruiamo le mura. Poi dopo vi faccio vedere tutto, ovviamente. Però intanto, dormiamo. Togliti. No, vabbè, questo qua odio, ragazzi. Continua a rompermi le scatole a tutto il video. Ma te ne vai. Ma assurdo. Allora, <ride> madonna mia, che pizza, oh. Vediamo se ce la facciamo a non essere. No, no ragazzi, è, io oggi faccio una strage, oggi faccio, veramente, oggi faccio una strage, punto, è, ho capito, puoi dormire soltanto di notte, è notte, oh, perfettamente, è giorno, e come giorno noi possiamo sorgere proprio come fa il sole, peraltro, no, non so da quanto mi seguite ragazzi, però molti di quelli che mi seguono ora conoscono Solar, Ora, chi è Solar adesso direte perché c'è l'erba ma c'è anche il sole sorridente, ragazzi? Queste creature sorridenti evidentemente fanno parte tutte quante della stessa famiglia, perché se no non me lo spiego come funzioni questa cosa, ragazzi, perché sono tutte quante sorridenti, e evidentemente quindi proprio, ripeto, fanno parte della stessa famiglia. Quindi, questo cosa vuol dire? Allora, prima di tutto Solar cosa faceva? Le abilità speciali di Solar, che questa non è Solar, ragazzi. Ci sono altri video che magari ve lo metto da qualche parte qui, cioè potete anche andare a vederli nel mio canale, comunque. E, e dopo che finite questo video, comunque. E ci sono questi video dove c'è il sole sorridente che proprio sorride, ragazzi, ma sorride davvero. E l'abilità speciale è quella di creare freddo ed è quella di far sorgere delle creature. E, e proprio di infondere energia negativa nei blocchi, e comunque in tutte le cose. Ecco, stessa cosa, ehm, diciamo l'erba, solo che questa volta l'erba non può essere calpestata, purtroppo. Infatti, quello è il male, vedete? Lì c'è il male. Può sembrare semplice erba, ma vi garantisco che è il male. Anzi, se non ci crede, possiamo anche andare a rivedere. Perché, tanto, adesso io in teoria ho salvato tutto. Il muro l'ho finito. Teoria va bene, no? Cioè, mh, vabbè, dai, finiamo qua perché, sennò è brutto lasciare mh, le cose sospese. Ecco, sto rompendo le cose a caso, bene così. Eccoci, ho ripiazzato lo stesso blocco dove era prima, praticamente. Quindi. Mm, mannaggia me. Ok, però. Abbiamo ancora questa fila qua e abbiamo quasi finito. Ok, perfetto. Fatemi sapere se vi piacciono queste cose anche di costruzione. Perché poi. Minecraft è anche costruzione, non è solo avventura. Minecraft però è anche questo, è cadere dalle proprie costruzioni e rischiare di morire quindi, quindi sì, purtroppo anche questo è Minecraft, oltre che ovviamente i mostri maledetti, Alberum Solar, sì poi c'è anche Alberum comunque, cioè non in questo mondo ma negli altri mondi c'è, cioè volendo potrei aprirlo ma non è il caso, questo, siamo in un altro mondo. Allora, eh, ciao coniglietti, facciamo finta, di, facciamo finta di non aver visto, sbaglio o ci stanno spiando? Guardate... Anche adesso, ma sbaglio, è tipo, è lì che ci sta spiando da dietro di noi, il coniglietto. Mm. Mm. Ragazzi, non so, eh. Ora sarà che divento paranoico io. Però, secondo me, io non c'è mai da fidarsi in questi mondi. Ecco, adesso che lo guardo, si sta comportando normalmente. Prima ero in F5 e tipo si era fermato. Ok, mm, magari sto, sto impazzendo io, eh. Può essere, vabbè, sì. Sono io che starò facendo cose strane. Cioè, sto pensando cose strane. Comunque, guardate. Eh sì, continuo a morire. Ad ogni, ad ogni filo d'erba che tocco, muoio. Quindi, l'obiettivo adesso è quello, ovviamente, di non toccare i fili d'erba. E di sconfiggere e di capire quali tipi di mostri, quale tipologie di mostri ci sono all'interno di questi posti. Allora, io ho un po' continuato qua, ho alzato ancora un po' il muro, ovviamente con il taglio perché non vorrei rompervi troppo le scatole. Allora, io ho abbassato completamente le creature amichevoli perché rompevano le scatole, avete capito? Avete rotto le scatole tutti quanti, vi pungo nel um, cactus, che non mi veniva il nome. Adesso però posso farmi del pane in questo modo qua, ok? E... Adesso, beh, abbiamo anche abbastanza pane, quindi io però direi di metterlo qua, il pane che tanto abbiamo nelle nostre casse. Oh, ripeto, questa è una casa praticamente aperta al cielo aperto, quindi oh, è buono. Tanto nel deserto non piove nemmeno, non abbiamo nessun problema. Ah, ecco, poi abbiamo... Ecco cosa ci dobbiamo fare, caspita! Stavo pure per dimenticarmelo. E, allora, ci servono delle fornaci, proviamo a cuocere immediatamente pure il ferro allora io qua avevo messo della pietra perché questo peraltro l'avevo chiamato posto mio perché è il posto mio quindi facciamoci la fornace anche all'esterno va benissimo peraltro sta arrivando notte io non dormirei perché appunto voglio farvi vedere le cose che succedono uh, qui durante la notte che purtroppo è veramente una cosa bruttina bruttina ok adesso uh, la fornace farà tutte le sue cose e intanto noi, E eh, mi sa che mh, potrebbe diventare un pericolo. Oh, ovviamente, se notiamo che le cose aumentano troppo di, 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 insomma, di problemi, eccetera. Ovviamente, il prima possibile, chiediamo al golem di aiutarci. Punto primo. E, appunto, secondo, pure anche quella di um, andare a dormire. Oh, a cazzpiterina, non avevo pensato a una cosa, raga. Eh, eh Sì, eh. Allora, fermi. Allora, distruggiamo tutto questo coso. Dobbiamo mettere le torce qua, perché se no spawnano le peggio cose, anche se è murato ovviamente. Bisogna mettere le torce tutto qua intorno, ovviamente. Caspita, non avevo pensato a sta roba io. Dai, metti, fai così, chi se ne frega delle barbabietole, con tutto il rispetto. Ecco, guardate lì, c'è l'Ask che è ancora lì, però intanto non si sta dirigendo verso questa parte. Questo mi sta facendo abbastanza ben sperare, perché forse siamo abbastanza protetti grazie all'acqua. Forse, 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 forse. Quindi aumentiamo le torce. Perché se no spawnano, appunto, tutti i mostri. Io ho detto, come caspita, hanno fatto ad entrare le, le, le cose. Vabbè, ovviamente i mostri non sono solo questi, eh, naturalmente, sono. Cose veramente orribili. Oh, comunque, raga, c'è cioè, le mura, ci stanno un sacco proteggendo, eh. Peraltro l'inventario è tutto pienissimo. Dai, 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 così, 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 così. Ok, golem, mi raccomando, fate il vostro lavoro. Se c'è qualche problema, mi raccomando, distruggete tutti quanti. Io intanto metterò le torce. Ho messo un sacco di torce, non so come caspita ho fatto. Oh, raga, ma sta funzionando sul serio le mura? Vedete? Mi aspettavo che tipo tutti i villager morissero male, invece, non sono morti per ora. Ci sono dei. Con... Raga. Vi, vi sembrano normali questi coniglietti? A me non sembrano normali, purtroppo. Secondo me c'hanno qualcosa che non va. Io ripeto, io ripeto, so che sono. posso ripetermi molto spesso e volentieri. Ma non mi sembra normale tutto ciò. Ok, abbiamo una spada in ferro. <ride> che bello! Così possiamo stare tranquilli, in teoria, più o meno, dai. E adesso abbiamo pure il ferro, così ci facciamo le armature. Però prima di tutto direi di fare. Di mettere tutte queste cose via. Così, perfettamente. Le ossa. Eh, i blocchi di miele, che tanto non ci servono a niente. Sì, tutte queste cose, via, 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 via. Mamma mia, quante cose che c'avevo nell'inventario. Io poi sono tipo super disorganizzato. Non c'è cioè, un disastro completo, però. Così prendiamo um, il ferro e facciamoci l'armatura in ferro. Così facciamo i piedini, le cose, in modo da restare tutti al protetto. Ok. E adesso siamo decisamente più al protetto di prima, ragazzi. Non c'è nessuno sull'isola, ok? Quindi soddisfatto per questo motivo qua. E vi spacco i team. No, aspetta. Aspetta. Vi spacco i team. Vabbè, dai, non vi spacco niente perché non va. Ragazzi, ragazzi, oh mio Dio! Ma chi è questo qua? Oh mio Dio! Eh ma su, aspettate un attimo, a me sembra tipo super lungo. Peraltro è diventa sta diventando giorno. Mi sembra super lungo. Voglio vedere se tipo lo picchio, ma non riesco nemmeno perché è troppo lontano. Dai! Allora, aspetta. Io vado da questa parte. No, ragazzi, mi vuole prendere, però mi sa eh. Allora, io mi faccio prendere giusto per sperimentare. Oddio. Oh, ma è grandissimo! Cioè, è altissimo. Oddio che brutto. Ma cosa vuole? Ma chi è questa creatura? Cioè, che cosa vuole da me? Cioè, è lo Steve, praticamente. Cioè, praticamente il personaggio classico di Minecraft. Ma con gli occhi completamente neri e bui. Mi ha dato anche del ferro. Anche una mela d'oro mi sembra. Forse anche eh, altre cose tipo il legno, non mi ricordo. Però, cioè... Assurdo. Cioè quindi abbiamo visto tipo... Sembrava uno sconosciuto. Oh, oh no 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 no, di nuovo Catnap. Per favore no. Ma che cosa ci fa Catnap in tutto ciò qui? Che poi è Catnap pure oro tipo. Mezzo un po' rotto. Però veramente... Cioè che... Che cosa? È assurdo sto mondo, è veramente assurdo. Ma queste sono le cronache di Narnia, però in versione eh, horror. Entro nel posto mio e mi spavento tanto, aiuto. Comunque, siccome è arrivato il giorno, io direi di continuare ad esplorare questo posto, ovviamente sempre stando attenti a non calpestare l'erba, perché appunto ci potrebbero essere 30.000 altre cose. Ah, oh, Dio mio, però aspetta un attimo. Io ragazzi ho un altro problema in questo momento. Che forse, cioè potrebbe anche non essere un problema. Perché io non vorrei andare da queste parti. Perché c'è ovviamente quella cosa. Oh mio dio, quel maiale mi aveva spaventato tantissimo. C'è ovviamente l'erba. Invece vorrei andare nel mare. Perché così possiamo circumnavigare tutte le cose. Magari poi per arrivare da quelle parti. Secondo me l'unico modo. L'unica uh, strada perfettamente fatta. Perché, se no, poi dopo dobbiamo tipo mettere dei blocchi sotto di noi per andare dritti così, cosa che non, non è possibile fare, cioè almeno non per ora. Quindi, ok, mi faccio la barca, prendo ovviamente la mia um, crafting table con me e andiamo in giro a vedere che cosa c'è qui, ragazzi. Miei, eh? vabbè, là c'è un affogato che spavento, pensavo fosse tipo Aerobrain sott'acqua. Non avviciniamoci all'erba! Ah, aiuto, l'erba fa paura! Amici miei, ho tanta paura dell'erba! Che paura, che fa! Uffina, uffona! Però qua possiamo mettere il piede! Va bene, mettiamo il piede qui! Non abbiamo troppa paura, guarda quanto invidio ora i maiali che possono calpestare l'erba! E io non posso! Ah! Volevo esplorare i misteri di questo mondo Che peraltro, ovviamente, uno di questi misteri È l'erba Peraltro, eh, queste creature della notte Che avevo fatto vedere prima Anche il tizio di prima, appunto Nascono tutte dall'erba, ovviamente Perché eh, questo è il problema principale di questo mondo E... Eh, non so, ragazzi Cioè, o l'obiettivo è, tipo O togliere, tipo, tutta l'erba che c'è nel nostro mondo Ma è, è impossibile come cosa è impossibile, eh? ve lo garantisco. Oppure l'altra cosa è tipo mh, cercare di trovare una un altro tipo di soluzione. Come ad esempio, magari, non so, tipo qualche rituale che faccia sì che l'erba non dia più fastidio. Che tipo, sconfigga Erbam in un qualche modo. Vedete qua? È come se qualcuno avesse tagliato. Allora. Andiamo da questa parte, forza, andiamo, esploratori marini. Guarda. Ma, ma allora, vi sembra normale? No, adesso perché veramente? Cioè, se no sembro scemo io quando dico. Guardate qua. Allora, a parte che continua, tipo, in profondità, tantissimo, come al solito, qua in questo posto. Ma sembra che qualcuno sia letteralmente venuto qui e abbia, tipo, scavato dei posti e abbia fatto questo posto appunto a zigzag. Tipo così, poi ha fatto così, e poi ha fatto così. Vedete? Cioè, è tutto a zigzag è tutto quanto così, praticamente. Com'è possibile? Chi è stato? Perché la generazione del mondo di Minecraft non funziona così e quindi deve essere stato per forza qualcun altro. E poi questo qualcun altro, allo stesso tempo, ha fatto evidentemente queste voragini di acqua che scendono sotto. E... Oh, cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Che diavolo è sto rumore? No! No. no! No, 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 Oddio, 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 oddio! oddio. Stavo cadendo! No, no, sto, sto Raga, sta, stavo morendo! Stavo... A parte che stavo morendo! Poi c'è uno scheletro adesso che mi sta pure frecciando! Vai via, vai via, vai via, vai via! Accidenti! Ok, va bene, nessun problema! Vabbè, allora, dato che siamo già qua, ragazzi... Eh! Che facciamo? Non... Non, non continuiamo? Eh, vabbè, continuiamo allora! Che vedevo di... Ovviamente! Vedete? L'acqua scende dal mare... E arriva fin qua e, e non so come funzioni questa cosa Perché Cioè, non so proprio chi è stato a fare questa cosa È questo il mistero di... Od Oddio No, vai via Vai via, vai via, vai via Ecco, e poi raga Mi sono appena accorto di una cosa Spero, vivamente Che tipo non ci sia di nuovo il tizio strano di prima con gli occhi neri O magari qualche altra creatura Perché ce ne sono altre In questo posto Vi prego no Vi prego no Anche perché poi mh, Nei posti bui Magari se c'è l'erba spawnano. Se c'è l'erba in teoria, poi non so. Ma do quanti slime che ci sono qui. Oh, ma cosa so? No, 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 no. No, mi stanno ad uccidere, mi stanno ad uccidere. No, 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 ti prego. No, 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 ti prego, no ti prego, no ti prego, no, ti prego. 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 Oddio, 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 ti prego no. Ti prego no, ti prego no, ti prego no, ti prego no. Ti prego, no, 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 no dai, dobbiamo farcela, dobbiamo farcela, dobbiamo farcela, dobbiamo Entra dentro, entra dentro, entra dentro. Ok? Metti qua, forza, veloce. veloce. Allora, dentro, chiudi dentro, chiudi, chiudi, chiudi. Ok, va bene. Allora, mi sono un attimo impanicato, ragazzi. Ok. Allora, riorganizziamo le idee. Cosa abbiamo appena visto? Quelle credo che fossero dei subwoofer. Che cosa sono? Sono tipo delle casse che producono un suono molto basso, tipo che vanno. Proprio appunto per il suono, sono fatte per la musica. Solo che in realtà queste erano creature che avevano quella forma e che evidentemente hanno in un qualche modo queste proprietà di fare tipo delle, dei suoni e di far del male, magari con l'audio, magari con gli, con gli ultrasuoni o in un qualche modo chissà quale modo in realtà, non ne ho idea. Però oh mio dio, ti prego! Ma quali creature mostruose stiamo vedendo in questo mondo? Peraltro io sto sempre più scendendo in profondità e questa cosa mi fa. Di una paura assurda E stavamo pure per morirci malissimo Ma proprio stavamo facendoci distruggere tutto Dai, da un suono praticamente, dai subwoofer Perché non è che avevamo le braccia quelli Assurdo Spero proprio che non ci siano mai più Oddio, oddio, ti prego No, perché ormai ho paura Poi peraltro c'erano degli slime Perché io sono stato distratto da quelli Manco ho visti Ma quando è che sono spawnati quei subwoofer là? Vabbè, non ne ho idea. Comunque, continuiamo a cercare i, i, i misteri, raga. Cioè, nel senso, ormai li stanno trovando praticamente tutti quanti i misteri. E, che vuoi tu? Cosa sei? Ho visto qualcosa qua? Magari non so, era uno slime, tipo. Ok. Mi sto spaventando tipo tanto. Ok, questo slime era morto nella lava, poverino. Oh no, no, ti prego, basta, suoni, basta, suoni, ti prego, basta. No, sto per mettermi a piangere. E comunque dobbiamo anche prendere il ferro perché, eh, vabbè, sempre perché fa bene in realtà, non per qualche altro motivo. Ah, poi un'altra cosa, io mi sono accorto che avevo bisogno di un piccone più veloce. Quando stavo scavando, eh, tipo terrorizzato che tipo arrivassi su Buffer che mi uccideva. E invece, eh, quindi adesso abbiamo il piccone che dovrebbe scavare molto più in fretta, che è questo di ferro. Bene. Benissimo, così, ok. Continuiamo, Eeey. Eeey. Ma cosa vedono qua i miei? Che vi hanno trovato il diamante, bene. Bene così, eh. Però adesso mi chiedo come sarà il discorso nel nether. Perché potremmo prendere anche l'ossidiana volendo. Se ci facciamo il piccone, mm. non lo so. Perché il nether, cioè, allora, nel nether non c'è l'erba, giusto? A meno che, oddio, c'è tipo. Sono dei biomi particolari, ma non è che c'è l'erba in sé. Quindi non saprei. Mm. Dov dovremmo controllare sicuramente. Ma magari in un prossimo episodio. Intanto continuiamo a raccogliere risorse qui. Comunque, devo dirvi che abbiamo fatto benissimo a venire qua. Appunto. E adesso me ne. Tipo, andrei a morire nella lava. Tanto non perdiamo gli oggetti. Quindi facendo così. Rinasciamo direttamente nel letto. Eh, vedete che velocità a, ri a ritornare. È stato molto veloce.